a Tali e Quali con Radio Gaga, il ricordo di Freddie Mercury. Quest'ultima performance in ordine di uscita, anche qua una semi quasi completa standing ovation. Bravo. E grazie al nostro corpo di ballo. E che corpo, e che ballo. Grazie. Fabrizio Manini e le coreografie. Vittorio, ti vedo. Che devi fare, Vittorio? Arrivederci a tutti, è stato un piacere, io me ne vado. Dove vai? Devi fare la votazione fra un po', è l'ultimo. Quando è che finisce? Quando è che finisce la trasmissione? Io devo andare. Lo so, ma è questo. Allora, è l'ultimo. Io avevo detto che ho un appuntamento importante. Sì, però adesso dobbiamo finire. Ho un appuntamento importante in un luogo pieno di arte, di cultura, di storia, di monumenti. Devo andare al Cocorico e quindi devo andare. No, vieni qua, accomodati. Che ne pensi? No, guarda che là ci sono delle opere d'arte meravigliose. Che ne pensi? Che marmo, ne pensi? Marmo puro, veramente. Immagino, delle donne immagino, fantastiche. Immagino. Che ne pensi? No, bravo, molto bravo. Bellissimi baffi, mi sono piaciuti molto. Giorgio, no, anche la vocalità, la voce è perfetta. Nella fisicità un po' meno, l'avrei voluto un po' più nel boruto, però molto bravo nella voce. Complimenti. Esatto, stavo... Beh, la vedo come Sgarbi anch'io, in effetti gli manca quello scatto, quella cosa, quel sentire, quella partecipazione fisica, eccetera. La voce cioè è la sua, nel senso che l'hai replicata bene, c'è poco da fare. Loretta. Io non ho sofferto di questa differenza fisica sul viso, anzi, almeno visto sul video, era abbastanza somigliante. Mancava un po' di... Nervo, non è un fatto di... È più morbido lui, ecco, è più morbido. Poi tra l'altro lui qua si è ribellato perché gli hanno fatto usare il playback, no? Esatto, quindi Sanremo, a un certo punto della canzone ha detto basta. E quindi ha fatto col microfono qualsiasi cosa per lasciava far capire perdere, non cantava più, per far capire che era in play. E quindi c'aveva molta grinta da tirare fuori perché era scontento. La voce all'inizio mi sembrava più delicatina la tua, ma poi dopo... Gli hai dato dentro proprio una bella scarica. Sentiamo. Bravo. Le perle di Malgi. Beh, devo dirti che bisogna essere coraggiosi
a imitare Freddie Mercury, la voce più potente e più bella del mondo, una voce piena con un timbro unico. Timbro. Un falsetto, sì, timbro, ho detto no, giusto. No, hai detto timbro. E va bene, ok, va benissimo, ci sta bene anche questo. Anche un timbro. Ecco, io ho notato moltissimo la coreografia di Mainini, che è meravigliosa. In quel momento mi sono dimenticato della tua voce. Comunque quello che ho notato è che non hai stonato, forse nella parte finale. Mancavi proprio, ci mancava quella parte di strong, di fortezza, bene, che non hai dimostrato. Bene. Ma perché a me mi fai parlare sempre poco e agli altri gli lascio tutto lo spazio? Non mi pare. Tu spiegami questo. Non mi pare. Adesso faremo dirò... il question time per vedere i tempi esatti. Se, ma grazie comunque. Grazie Vincenzo, accomoda di pure. Devo dire che dite la verità, che anche stasera vi abbiamo messo in difficoltà e sarà...